Ciao ragazze e ciao ragazzi! Allora, mi vedete acconciata simil al video precedente, però ho amarrato un attimo gli occhi. Sono passate diverse ore, devo riscendere, ho dato un'anellata sulla scrivania. Allora, ora video di recensione. Guardo perché noto che ci sono diverse cose. Terrò sotto controllo il minutaggio quando arriverò. Tipo una ventina di minuti considerando i tagli, non considerando i tagli, c'è un insettino fuori dalla finestra. Staccherò e continuerò con un altro pezzettino. Non vorrei evitare di fare 40 minuti di parlato, non ce la posso fare. Scusate il francesismo. Allora, ho comprato questo bellissimo quadernino dei cinesi, 50 centesimi, è bello grande, ha l'elastichino in rosa, ha un elastichino. E dentro c'è scritto un po' di annotazioni sui prodotti che ho comprato e che sto provando, quindi terrò sotto controllo questo bel quadernino. Allora, la prima cosa di cui voglio parlare, la devo prendere che è fuorissima, è questo. Allora, questo è un bagno doccia della Yves Rocher, alla... Oddio, ce l'ho qua. Perché si è cancellato l'Avena Bio. Io avevo, vabbè, uno di quei, tra virgolette, campioncini che ho scoperto che sono in vendita. Io ho una cognata che è straordinaria, perché ogni volta che le ordino anche una sciocchezza mi riempie di campioncini, anche di questi giganteschi che sono in vendita. Vabbè, sorvoliamo. Comunque, parliamo di questo bel prodottino. Allora, come ho detto, è un bagno doccia. Dalla consistenza, non so se... Aspettate un attimo, forse di qua. È molto denso. Non so se si riesce a vedere perché c'è molta luce ancora fuori. Comunque, eccolo qua, forse eccolo qua. Scende comunque con difficoltà. Ed è molto cremoso. Sembra quasi uno yogurt... poco denso, lo yogurt è molto più denso, questo è meno denso di a metà strada tra un latte e uno yogurt, una crema, sì, più o meno una crema, quelle che si mangiano, non quelle che ci si spalma addosso. L'odore è strepitoso, delicato, un'avena dolce. Di solito io l'avena l'ho mangiata e non ha questo odore così dolce. Ci sarà qualche altra cosa che lo rende più dolce, però è deliziosa. Lascia il corpo di una morbidezza esagerata. Io questi qua piccoli me li porto in palestra e prediligo prodotti che mi evitano l'incremaggio dopo la doccia per evitare di fare tardi. Comunque l'ambiente non è molto caldo, specialmente nei mesi invernali, è meglio rivestirsi velocemente e scapparsene a casa. Comunque poi viaggio insieme a una mia compagna di pallavolo, quindi vorrei evitare di farle fare troppo tardi. Comunque noi finiamo alle 10:30, considerando doccia eccetera. Arriviamo a casa troppo tardi, se io mi metto là e mi cremo. Questo tipo di prodotto, questo tipo di bagno doccia, non ho provato con il bagno perché non faccio quasi mai il bagno, praticamente mai, l'ultima volta l'ho fatto un anno fa, sì, praticamente, comunque. È molto nutriente, lascia la pelle morbida, una sensazione piacevole di questo profumo inebriante sotto la doccia. Noi abbiamo un ambiente doccia molto grande, ci sono 5 o 6 scomparti doccia. Che sono separati dallo spogliatoio. Comunque, quando per esempio l'ho utilizzato a casa, avevo il bagno di casa molto molto profumoso, mi è piaciuto tantissimo. Ora mi è rimasto questo piccolo pezzettino, credo che me lo godrò giovedì e venerdì in palestra. L'ho adorato, veramente straordinario. Come dicevo prima, 4 minuti e mezzo parlando di un solo prodotto. Andiamo avanti. Ancora i brochet, questa volta è un vero campioncino. Questo, rimetto il pezzo mancante sopra. Questo è il fondotinta fluido opacizzante, pelle equilibrata, fresca e vellutata attraverso un effetto opacizzante. Allora, questo stavo affogando, scusate. Questo fondotinta di Yves Rocher ha un odore
un po' strano. Io avevo tipo due o tre campioncini, li ho inseriti dentro quei bottini che si usano per andarsene in vacanza. E ogni volta che lo apro lo stendo, solo all'apertura del barattolino, e non tanto quando. Non mi voglio sporcare i capelli, non tanto alla stesura del prodotto, si sente un odore un pochino troppo forte di alcol, ma leggo velocemente l'INCE, anche se non sono brava, ma non lo riesco a vedere. No, vabbè. No, non lo trovo. Comunque, parlando del prodotto in sé, ha una stendibilità non facile, nel senso, è un prodotto che diventa matte, quindi è come se si trasformasse in un effetto cipria. Quindi quando io inizio a lavorare, devo lavorare a piccole zone con piccola quantità di prodotto. Di solito cerco di lavorare prima la fronte, poi mi sposto sul naso, essendo almeno fino a metà guancia, e poi lavoro il mento. Alla fine sfumo un altro po' in questa zona. Se volessi mettere tutti i puntini sul viso e poi stendere come faccio di solito, mi ritroverei a macchie, mi è capitato. Quindi è un prodotto che si asciuga rapidamente sul volto, perciò dico che ci sia. Secondo me c'è dell'alcol, ma non lo vedo, sarò ciecatissima. Comunque, sorvoliamo. Quindi vi consiglio di utilizzarlo per zone, coprire per zone. Poi ha una durata eccellente, essendo un prodotto che si matifica, quindi diventa quasi una cipria addosso. Si stampa praticamente e non si sposta, dopo diverse ore non si vedono ancora le imperfezioni che riesce a coprire. E delle imperfezioni che questo riesce a coprire, parlo prettamente delle occhiaie. Il brufoli e i punti rossi ha delle difficoltà, non è così coprente, quindi direi che è una coprenza medio-alta, non altissima, perché i brufoli devo andarci comunque con un correttore. Io invece le occhiaie, le mie. Allora, per esempio, ora non ho correttore e sto dormendo abbastanza bene in questo periodo, non sono stanca, però ci sono. E quando voglio un effetto di pelle sistemata, truccata e perfetta, non mi piace neanche questo po'. E questo tipo di fondotinta mi riesce a coprire perfettamente le occhiaie. Dura tantissimo, mi è piaciuto. Io avevo anche una colorazione strana, tendente a rosa, però ho una cipria che dà sul beige, quindi riesco, perché io sono un sottotono beige, riesco ad equilibrare i due prodotti e non si vede stacchi, non si vedono, non ho problemi di sottotoni differenti. Poi, continuiamo a sfogliare il mio bellissimo libricino, lo eccolo qua. Questo kit di lentine che ho preso sul sito Lentiamo, dove oddio, non mensilmente, ogni 2 o 3 mesi acquistiamo le lentine per mia sorella perché è un prezzo vantaggioso. Se vi interessa, vi lascio giù nell'info box il link al sito. Comunque, al primo ordine che feci hanno una sorta di. Sì, di promozioni bonus. Ogni tot euro ti danno un bonus che puoi recuperare alla fine, decidere tu cosa spendere, tra virgolette. La prima volta decisi di prendere questo tipo di contenitore perché l'anno scorso mi serviva di più, visto che lavoravo e dovevo andare in palestra e mettermi le lentine. Perché al lavoro, sinceramente, stando avanti al computer. Ho evitato di mettermi le lentine dalla mattina, però poi andando in palestra con gli occhiali non mi andava bene. E ho preso questo contenitore per questo cambio occhiali lentine che dovevo fare fuori casa. Quindi la prima volta decidemmo di prendere qui, decisi di prendere questo, poi ci sono anche diverse altre cose. La seconda volta, tipo, ho preso del liquido disinfettante e conservante. L'ultima volta ho preso un altro contenitore di questi kit da viaggio, però con lo specchietto interno. Questo non ce l'ha. Allora, il kit si presenta così: è una scatolina neanche troppo ingombrante. Questo è il mio dito, non è ingombrantissima. Voglio farvi vedere a paragone della mia mano.
è rosa, ups, un mio capello, è rosa, questa non ha specchietto, dentro c'è, allora, una pinzetta che a me terrorizza alquanto, cioè io con questa dovrei prendermi la lentina, no grazie, la tengo se magari per caso dovessi togliermi le lentine e ho le mani sporche e non posso pulirmele, mi faccio la croce e cerco di toglierla con questa. Poi c'è il contenitorino piccino piccino per il liquido e ovviamente il portalentine rosa. A parte la pinzetta che mi terrorizza solo il pensiero, ho qualcosa da dire su il contenitorino. Non nella struttura, perché poi è fatto relativamente bene, la plastica è morbida quindi si riesce a dosare anche le goccioline se vi servono per sciacquare la lentina. L'unica cosa che mi dispiace è che il tappino, allora, vedete che c'è un forellino? È in corrispondenza ovviamente di questo forellino qua, quindi praticamente non è sigillato. La prima volta che ho misi del liquido qua dentro mi trovai tutta la scatolina piena di acqua. L'ultima volta che l'ho utilizzato, prima di farvi il video, l'avevo tutto scocciato, ma comunque non è igienico. Vabbè, si può sorvolare, cerco di fare l'operazione di scocciaggio, se si può dire così, usando quelle garzine gommose che si usano, cioè che sono dei cerotti praticamente, sì. Si usano tipo quando andate a fare il prelievo del sangue, vi mettono quel cerottone che quando andate a strappare vi strappa tutto anche le vene. Quindi quello sono un attimo, è un attimo più sterilizzato tra virgolette. Comunque, questo contenitore che sembra piccino, io l'ho utilizzato, sono stata a Parma la scorsa settimana, 3 giorni fuori, e quindi ho messo 4 volte le lentine? Sì, perché poi le ho cambiate. Comunque, questo piccolo contenitore mi è bastato per tutte e 4 i cambio lentine. Ovviamente non ho riposizionato, non ho avuto la possibilità di riposizionare all'interno del contenitore il liquido pulito quando lo elevavo, però si deve scegliere tra l'uno e l'altro. Preferisco disinfettarlo un pochino meglio quando le vado a mettere e non contaminare l'acqua, che il liquido che sta all'interno del contenitore. Comunque, 4 giorni tranquillamente, quindi sì, l'avevo conservato per i viaggi più brevi, ma credo che anche per i viaggi di fine settimana lunghi si possono fare tranquillamente. L'ho adorato. Aia, mi stavo chiudendo il dito dentro. Ok, ancora campioncini, ancora i crochet e un trattamento con 3 tipi di crema differente. Allora, la linea si chiama Elixir 7.9. Allora, avevo la crema giorno, la crema notte e un trattamento. Trattamento energia giovinezza pelle sensibile, invece questo è crema energia giovinezza notte. Invece quello da giorno si chiama crema energia giovinezza giorno pelli secche. Allora, questo trattamento ovviamente non posso parlarvi dei risultati, però posso parlarvi delle sensazioni che mi hanno dato queste creme sul mio viso. Quella giorno l'ho trovata super idratante, l'ho utilizzato durante il mese di febbraio, nei giorni in cui faceva un freddo esagerato e avevo pellicine terrificanti da raffreddore e da freddo intorno al naso, sulle sopracciglia io sono comunque un pochino grassa nella zona T, ma questa zona mi si era un attimo seccata, e questa crema, che è molto 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 molto, molto idratante, mi ha risistemato la faccia per quei tre giorni che sono riuscita a utilizzarlo, se l'ho detta bene in italiano. Poi invece la crema notte, questa, io non ho ancora l'abitudine di utilizzare, anche se ahimè devo fare 31 anni, una crema notte in generale. Quindi quando vedo crema notte mi immagino un prodotto che me lo sento troppo sul viso quando
quando vado a dormire, che non mi faccio dormire tranquillamente perché mi sento la faccia appiccicaticcia. Invece questa crema dell'Elixir 7.9 è veramente ad assorbimento ultra rapido e il giorno dopo, cosa importantissima, non ci si trova con delle zone più unte rispetto ad altre perché viene assorbita molto rapidamente, non dà fastidio durante la notte, i capelli non ti si incollano in faccia. Mi è piaciuta. L'ultimo è il trattamento. Secondo me devo andare a bere, sto morendo. È un siero praticamente dalla consistenza molto gelatinosa e estremamente leggero. Io lo mettevo sia il giorno che la sera dopo aver messo il giorno la crema giorno e la sera la crema notte. Sinceramente io ancora devo capire a cosa servano sinceramente i sieri. Quindi diciamo che è un siero molto leggero che si assorbe rapidamente ed è tranquillo, diciamo così. Non li ho capiti bene. Rimandato a settembre. Io rimando a settembre nei prodotti. Ok, andando avanti, ancora i brochet è la base unghie rinforzante. Non so se notate, più o meno sono arrivata a metà. Questo prodotto lo uso da settembre-ottobre, qualcosa del genere. In totale sono 10 ml di prodotto. È un colorino viola, lo era anche all'inizio. Voglio farvi notare una cosa. Allora, la prima volta che l'ho usato mi è volato di mano e praticamente si è rotto il culetto. Fortunatamente ha una base oddio, di vetro molto profonda, non so se vedete dove finisce il prodotto e dove inizia tutto il culetto, e non si è scheggiata quasi al limite. Wow! Allora, il pennellino è di quelli piatti ma non larghissimi, non so se, come faccio a farvelo vedere. Si vede? Sì. Ho atteso un bel po' prima di poter fare la recensione su questo prodotto. Mi prude il naso. Mi sa che ci ho infilzato un po' di cipria extra nel naso. Oddio! Ci sono? Sì. Allora, ho aspettato, come dicevo, un po' per farvi la recensione di questo smalto perché volevo vedere effettivamente quanto fosse efficace. Io ho comprato un rinforzante perché avevo problemi di unghie non fortissime a settembre e ho pensato, va bene, mi potrà aiutare. Io sono arrivata a mezza confezione, lo uso da settembre. Durante i periodi autunnali, durante il periodo autunnale ho fatto anche una cura per le unghie con un'integratura alimentare della Kiotis Paris, ma ho le unghie sfaldissime, delicatissime. Una piccola botta si lesionano e le devo accorciare. Fortunatamente io in inverno non porto le unghie molto lunghe perché giocando sempre a pallavolo è pericoloso tenerle più di, almeno per me, per il mio tipo di unghie, tenerle più lunghe di un certo, di una certa altezza. Come base non posso dire niente, non mi ha fatto macchiare le unghie anche se ho usato colori scuri. Fa durare leggermente di più lo smalto colore che metto sopra, ma come rinforzante, cioè per il quale io l'avevo acquistata, no, non ci siamo proprio. Non mi è piaciuto per niente. Ok, il tempo mi conta 20 minuti di parlato, devo tagliuzzare ovviamente qualcosa, quindi stacco e ci vediamo nel prossimo video con le altre recensioni. Io vi mando un grosso bacio e in gamba!